Faremo questa sera canzoni nostre che abbiamo composto quando eravamo in Brasile 2 anni fa e altre canzoni di un altro disco che abbiamo già fatto nel 2015 e spero vi piaccia. Facciamo la prima canzone, una canzone di Djavan, Ferrugem. Originaria di Recife e appunto ho fatto tantissime cose, tantissimi generi musicali anche, non solo musica brasiliana, ho fatto anche blues, gospel, anche musica leggera americana, quindi ho un background abbastanza vasto. Eu vim pra vender quem quer comprar farinha, rapadura e graviola. Eu vim pra vender quem quer comprar pavio de candeeiro, panela de barro. Menina, vamos embora, tenho que voltar. Xoxó, meu rosado, que não é cor de barra. Rapagata de arrasto, não quer me levar. Porque tem essa modelo cantoa onde uma gaeira se animar. Uma picada com a lua, sabe? E olha pra Maria do Juá. Mas aqui tem o sapateiro que canta a rua, fazendo floreio pra gente dançar. Ho cominciato con una chitarra in casa, portata da mio fratello, e ho suonato Smoke on the Water dei Deep Purple, ma avevo tipo 8-9 anni. Poi ho fatto il conservatorio, mi sono diplomato in chitarra classica, intanto ho cominciato a suonare jazz in varie situazioni, jazz, rock, qualsiasi roba che mi prendesse un po', insomma. E fino a approdare alla musica brasiliana, che ho sempre ascoltato, mi piaceva un sacco Toquinho, vedevo per televisione Toquinho e Vinicius, non so se vi ricordi, in bianco e nero, anche vedi questi due, c'era sta roba. Finché non sono arrivato a Chico Buarque, con Chico Buarque mi si è aperto un mondo, il Brasile in tutte le sue sfaccettature. Sono tornata in Brasile, sono stata quasi un anno, 2 anni fa, e ho composto anche delle canzoni, e anche Giancarlo che è venuto con me, e infatti stiamo per fare il nostro secondo disco con canzoni nostre questa volta. Nevoeiro que cerca meu olho.
è il soprannome di Silvania prima che partisse dal Brasile, cioè quando era una ragazzina che cantava là, un suo amico l'aveva soprannominata Cotovia perché era un uccellino che cantava, insomma. E questo testo è venuto nel momento in cui lei ha deciso di tornare in Brasile. Allora lei ha deciso di tornare in Brasile e è venuto fuori questo pezzo. È il primo testo che scrive ed a me è piaciuto molto, insomma, il racconto di questa Cotovia che torna a casa praticamente, che torna, diciamo, a riprendere tutto quello che aveva mollato là quella volta. Silvania dos Santos.